Compie oggi 50 anni, ma è sempre bellissima. È vacanza, sentiamo Anna Praderio. Capelli biondi raccolti in uno chignon, occhi verde smeraldo, fisico da modella e quoziente di intelligenza record. Eva Kant, bellissima compagna di Diabolik nei fumetti creati dalle sorelle Angela e Luciana Giussani, compie 50 anni. Ecco la sua copertina d'esordio, nel numero del 1 marzo 1963, la stessa epoca in cui al cinema nascono le Bond Girls, a cui Eva assomiglia per il sex appeal. È stata una pioniera delle eroine forti dei comics, non una fidanzata in pericolo, ma una donna d'acciaio che spesso salva la vita al suo uomo. Allontanati, Eva. Loro fuso non piacerebbe alla tua pelle. Negli anni 60, nel film Diabolik di Mario Bava, è interpretata da Marisa Mel in Minigonna e nella divertente parodia di Johnny Dorelli, Dorelick, ha il volto di Margaret Lee. Oggi, dice il direttore di Diabolik, Mario Gomboli, che prosegue il lavoro delle sorelle Giussani dopo la loro scomparsa, l'attrice che meglio potrebbe impersonarla è Charlize Theron. Charlize Theron, ha un volto che mi ricorda Eva Kant. Eva Kant, che sarà festeggiata a Milano con una mostra di Cartoomix dal 15 marzo, non è erotica come la Valentina di Crepax, anche se il disegnatore Milo Manara in una tavola l'ha immaginata senza veli. Resta un'eroina moderna per il suo spirito indipendente ed è stata testimonial di un manuale di autodifesa femminile. Con Diabolik non si è mai sposata, ha dato scandalo nell'Italia del boom economico, quando i fumetti delle sorelle Giussani venivano censurati perché non era ammessa la coppia di fatto. Dopo 50 anni sono ancora insieme ed Eva Kant tiene testa a Diabolik con la stessa eleganza del primo giorno.